Presentato al Comune di Caserta il Filo Ritrovato, la rassegna internazionale di musica classica che tutti i venerdì di maggio alle 20 prenderà vita nell'affascinante cortile dei Serici al Belvedere di San Leucio. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania e dall'Unione Europea, con il sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, anche l'assessore al turismo Pasquale Napoletano, quindi il direttore artistico della rassegna Rosalba Vestini. Nasce per valorizzare il Belvedere, tra l'altro è previsto un recupero anche di una parte del Belvedere, per cui questo è il principio e si inserisce poi in un contesto di attività che noi faremo nei mesi seguenti, quindi maggio, giugno e luglio, attività che hanno al centro la città di Caserta, ma in particolare Belvedere di Salerno, anche la Reggia nel caso del Forum delle Culture. Iniziative di altissimo spessore culturale che riteniamo possano richiamare turisti e soprattutto attenzioni mediatiche per quanto riguarda la nostra città. Stiamo puntando molto su questo perché l'immagine che a volte si vuole dare anche in modo strumentale della città di Caserta è un'immagine negativa, invece noi sappiamo bene che se si lavora in sinergia con il territorio, con gli imprenditori privati e con il contributo regionale, i risultati si ottengono. Ci tengo molto a sottolineare questo. Sono finanziamenti che abbiamo avuto dalla Regione, noi partecipiamo a bandi regionali e grazie al cielo le nostre progettualità hanno sempre un riscontro positivo. Vinciamo questi bandi e quindi possiamo investire perché il nostro è un comune che non può dedicare risorse a manifestazioni di questo tipo. Quindi, dal lato le manifestazioni, i convegni, dall'altro il restauro di parti importanti del Belvedere e tutto questo per richiamare attenzione sulla città di Caserta. Il Filo Ritrovato ovviamente comincia il giorno 2 maggio e sarà l'inizio di una serie di manifestazioni che si intersecano fra di loro, perché il Belvedere di San Leucio, come penso già sapete tutti, ospiterà anche il Forum delle Culture e vi anticipo che a luglio ci sarà anche il Leuciana Summer Festival, quindi siamo riusciti a recuperare anche un evento storico che erano anni per via delle ristrettezze economiche che non si facesse più. C'è da dire che siamo contenti perché c'è questa sinergia con la Regione Campania e con i 7 comuni della cinta limitrofa, perché la caratteristica del Filo Ritrovato è che l'evento si svolgerà sui 7 comuni che hanno firmato un protocollo d'intesa con l'amministrazione comunale.